Oh, ragazzi, eccoci di nuovo. Adesso andremo con l'appuntamento con Undyne, ragazzi. Qui mi dovete scusare, io vado a fare delle possibili prove col microfono e tutto quanto, quindi spero che questa parte vada bene. Tantissimo. Ecco, vabbè, se ci hai invitato prima. Oh, The Human Arrival. Allora, a proposito, ragazzi, poi vi metterò nel link in descrizione una cosina. Però me ne voglio parlare a fine capitolo, quindi adesso becchiamo che ho appunto detto andare. Oh, the human arrives! Oh, l'umano è arrivato! Sei pronto per uscire con Undyne? Ho un piano per farvi diventare grandi amici. Vuoi uscire con loro? Ovviamente sì. Ok, stai dietro di me. Make sure to give her this. Se si vuole dargli questo, cioè, è un degli ossi regalo di Papyrus. Ta-ta-ta-da. Hi Papyrus, ciao Papyrus. Sei pronto per un extra private 101 training? Per un allenamento privato extra fra noi due? Certo che sono pronto. E ho portato un amico. Pa-pa-pa. Ah, non penso di averti. Why don't you two? Come? Perché voi due? Perché voi due non entrate? Oh boy. Herandine, my friend brought a gift for you. On their own. Un mio amico ti ha fatto un regalo da parte sua, insomma. Oh, grazie. Put it with the... Lo metterò con gli altri. Ha un cassetto pieno di ossa con dei regali di Papyrus. So, quindi siamo pronti per iniziare? Whoopsie, whoopsie doopsie. Oh, mi sono appena ricordato. Devo andare al bagno. Voi due divertitevi. Se butta fuori dalla finestra, sta cosa è geniale. Perché tu sei qui? Per sbattermi la tua faccia, cioè la tua vittoria sulla mia faccia? Per umiliarmi ancora di più? È così? Beh, no, dai, non siamo qui. Cioè, siamo alla Dubai Civis, quindi non siamo qui per fare quello. Perché? Allora, perché sei qui? Wait, I get it. Aspetta, ho capito. Pensi che io possa essere tuo amico, vero? Yes, certo. Davvero? You delightful, I said. Perfetto, accetto. Lo feel afraid. Facciamolo finire la nostra amicizia. Not. I never. Why? Ma perché dovrei mai essere tuo amico? Tua amica? If you weren't my house quest, I'd beat you upright. You're the enemy of everyone's hopes and dreams. Tu sei il nemico di tutti. Dei sogni e delle speranze delle persone. I will never be your friend, sono mai tuo amico. Adesso esci da casa mia. E torno a Papyrus. Dang, what a shame. I thought Undyne could be your friend. Ah, che peccato. Pensavo che Undyne potesse essere tuo amico. Ma capisco. I always. L'ho sopravvalutata. Lei non è all'altezza di questa sfida. Sfida? Cosa? Papyrus, wait a second. Papyrus, aspetta. Dannazione. Lui pensa che non posso essere tuo amico? Che scherzo. Posso diventare un amico di un perdente come te, quando voglio. Glielo farò vedere. Listen up, you. Ma ascolta, umano. We're not just going to be friends. Noi non stiamo per diventare amici. Noi stiamo per diventare migliori amici. Farò in modo che io ti piaccia così tanto che tu non potrai far altro che pensare a... cioè, potrai pensare solo a me. E questa è la cosa, è la rivincita perfetta. Perché non ti siedi? Sediamoci e andiamo avanti, eh. Sei a tuo agio? Ti porto qualcosa da bere. All set. Tutto pronto. Cosa vuoi? Volevo giusto... Ehi, non alzarti.
tu sei l'ospite. Ce la posso fare. Ogni volta c'è scena di dopo. Siediti e enjoy yourself. E accomodo. Cioè, e rilassati, ecco. Just point to what you want. Perché non jump? Perché non usi la lancia per indicare quello che vuoi? Are you eating on me? Abbiamo tutte cose che possiamo scegliere. Blastly correct choice. Oh, you want some off chocolate? Wait, just remember. The container empty. Ah, vuoi quindi della cioccolata calda? Aspetta, per il periodo del container vuoto. Ho smesso di prenderla perché ero sempre una stronzetta in sostanza. Get it. Marshmallow stuck in his mouth. E Asgore continua ad avere i marshmallow incastrati sulla barba. Tia, fammi red up. Te? Lo faccio subito. Il tè. I'll take a moment for the water to boil. Mi prendo un momento per far bollire l'acqua. Perfetto, è tutto pronto. Andai in casalinga, geniale. Ecco a te. Here we are. Attenzione, è caldo. Forse non è così caldo, bevilo su. Take a sip of tea. It's burning. Prendi un goccio di tè e ti scotti male. But other than that, it's pretty good. Ma a parte questo è molto buono. È molto buono, vero? Nulla eccetto che il meglio per il mio assoluto amico prezioso. Ehi, hey, you know, it's kind of strange you choose that tea. Sai, alquanto strano che tu hai scelto quel tè. Golden Flower Tea. Tè dei fiori dorati. Quello è il tè favorito di Asgore. In realtà, adesso che ci penso, tu mi ricordi molto lui. Siete entrambi dei totali imbranati in un certo senso. Sai, io sono sempre stata una bambina dalla testa calda. Una volta per provare che fossi la migliore, ho provato a combattere contro Asa. Scusate, una volta per provare di essere la migliore, no, fossi cosa ho detto, provare di essere la migliore, ho provato a combattere contro Asgore. Emphasis on tried. In realtà provai. Io non sono riuscito a colpirlo nemmeno una volta. And it was the one time I refused to fight back. E ogni volta che... E la cosa peggiore è che ogni volta che io provavo a colpirlo, lui si rifiutava di colpire me in risposta. Ero così umiliata. Dopo questo, lui chiese scusa e disse qualcosa di buffo. Scusami, ma do you want to know how beat me? Scusami, sai come volermi battere? I said yes, and from that one he trained me. Io dissi di sì e da quel momento lui mi allenò. Un giorno, durante la pratica, riuscii finalmente a buttarlo a terra. Mi sentii male.
Ma lui fu soddisfatto. I had never seen someone fought to get their butt kicked. Non ho mai visto nessuno essere così orgoglioso di essersi fatto prendere a calci nel sedere. Comunque, long story short, they keep training me. Comunque, il riassunto, il succo della storia è che lui mi continua ad allenare. E io adesso sono a capo delle guardie reali. E adesso sono io quello che devo allenare gli idioti al combattimento. Like come Papyrus. Ma per essere onesti, non so se I can ever let Papyrus into the Royal Guard. Non so se riuscirò a far entrare Papyrus nella Guardia Reale. Non dirgli quello che ti ho detto. Lui è già. Beh, lo sai. It's not that. Non è che lui sia debole. Lui in realtà è molto. È una persona davvero tosta. È solo che lui è così innocente e carino. Cioè, voglio dire, guardalo. Il vostro posto. Lui. Cioè, lui era colui che doveva catturarti. Invece, al contrario, siete diventati amici. Non riuscirei mai a mandarlo in battaglia. Sarebbe sicuramente. Sarebbe sicuramente. Ripped. Lacerato? Sì. In piccolissimi pezzi. Questo è perché io ho cominciato ad insegnargli la cucina, sai? So, maybe he can do something else with his life. In modo che lui possa fare qualcosa di diverso della sua vita. Oh, scusami. Ho parlato così a lungo. Hai finito il tè, giusto? Te ne prendo un altro po'. Aspetta un attimo. Papyrus, la sua lezione di cucina. Was supposed to have that right now. La lezione di cucina di Papyrus deve essere proprio in questo momento. E lui non è qui per avere la sua lezione. Left to have it for him. I left to have it for him. L'avrò io anche per lui. That's right. Sì, hai capito bene. Nulla ha avvicinato me e Papyrus così tanto che cucinare. Questo vuol dire che se io ti impartisca le sue stesse lezioni, noi diventeremo così vicini da neanche immaginare. Paura? Noi saremo migliori amici. Partiamo con la salsa. Ma c'è questi, i Jedi siano i tuoi nemici. Adesso colpiscili con i tuoi pugni fino a farli diventare polvere. Oh, you wow, strong one, stronger. Punch them with full force. You knock over a tomato. Abbiamo niente colpito in maniera forte un pomodoro. Sì, our heart are fighting against this half ingredient. Il tuo cuore unito contro questi ingredienti nutrienti. Ora è il mio turno. Yeah! Bella Madonna! This into blue. Beh, ok. Dopo lo metteremo tutto in una pentola. Ma per ora. Ora stai nudos. Ho made in nudos. Non so se fatti in casa sono i migliori. Ma io compro comunque quelli lì al supermercato. They are the cheapest. Sono quelli che costano di meno. No! Just put them in the pot. Forza, mettili nella pentola. In maniera attenta o fiera, bene, dobbiamo metterli in maniera fiera. You throw everything into the pot as hard as you can, including the box. Abbiamo tirato tutto nella pentola, anche il packaging, la scatola dei noodles. It clank against the empty bottom.
e ha fatto rumore contro il fondo metallico. Yeah! Sì, ci sono anch'io. Bene, ora è il tempo per contare la pasta. A general rule of thumb, the more you stir, the better it is. Ready? Let's do it. Ok, la pasta più l'allunghi è meglio. Ah no, più la giri è meglio. Gira con più forza. Forza! Ancora più forza! Oh, ma ci penso io. That's the stuff. Così che si fa. Ok. Ora l'ultimo passo. Turn up the heat. Alziamo la fiamma. Let the stove top symbolize your passion. Diciamo sì che il. Oh, lo stove top, come si chiama? Quello lì da dove c'è il gas, si accende il fuoco, il fornello, ecco, simboleggi la tua passione. Ci vuole un intervento per fare. Fai che le tue speranze e i sogni diventino un fuoco ardente. Pronti? Non tirarti indietro. Stiamo alzando col tasto est e continuiamo ad alzarlo. Più caldo! Caldo, attenzione, è proprio su fuoco. Più caldo! Wait, that's too. Aspetta, è troppo. Abbiamo appena prendere fuoco alla casa. Man, no wonder papà sacca qui. Anche se papà Iris va. Ne fa schifo a cucinare. Scrapbooking. Friendship. Quindi cosa facciamo dopo? Condividiamo i diari e accetti l'amicizia? Oh, why I'm kidding. Chi sta prendendo in giro? Schiudi up. Ho fatto davvero un bel casino, vero? Non posso forzarti di essere amico. Alcune persone semplicemente non possono stare con altre. Capisco se tu possa provare quelle cose verso di me. Se non possiamo essere amici, è ok. Perché se non siamo amici, it means I can destroy you without regret. Vuol dire che posso distruggerti senza problemi. Musica geniale. I've been defeated by all I've failed to be your friend. Sono stato sconfitta, mia casa è in fiamme e ho fallito ad essere tuo amico. Questo è quanto. I don't care if you're my guest, non mi importa che tu sei mio ospite, non importa che tu sia mio ospite. Il nostro rematch, il nuovo scontro che c'è adesso. It's the only way I can regain my lost pride. L'unico modo per riprendere il mio orgoglio perduto. Now, come on, hit me with all you got. Forza, finisci tutto quello che hai. Bene, slightly, anche che si fa. Facciamo un attacco qui. You pretend to swing at Undyne with all your might. Fai finta di colpire Undyne che è stato forza. Uno. What? That's the best you can manage. Cosa? Questo è il meglio che tu puoi fare? Anche se mi è attaccato a piena forza. You can't master any intent towards me, eh? Anche se riesco a colpirmi a piena forza, comunque la tua intenzione non era quella di farmi del male, giusto? You know what? Sai cosa? Don't actually want to hurt you either. Non voglio neanche io farti del male. All'inizio. Odiavola da stupida sacca di stick. Sta parlando veramente una sacchetta di zucchero, se no, anche io, insomma, la nostra dolcezza. Ma the way you hit me right now, ma il modo in cui mi hai colpito, ma mi hai ricordato il modo. Mi hai ricordato qualcuno che io alleno di solito, ovviamente parli di Papagos. Now you know you aren't just some whip. Adesso ho capito che tu non sei un perdente. Ma Pippi Loser, tu sei un perdente dal cuore d'oro. Come lui.
Ascolta, umano. Capisco che tu e Asgore avete il destino di combattere, ma conoscendolo, lui sicuramente non vorrà. Parlaci. Parlaci, sono sicura che potrai convincerlo a farti mandare a casa. So, main human will fall down here. Eventualmente, qualche umano cadrà sicuramente di nuovo qui e loro comunque prenderanno la sua anima al tuo posto. Ha tutto senso, no? Oh, and if you do hurt Asgore, I'll take the human soul, cross the barrier and beat the hell out of you. E se tu per sbaglio proverai a far del male Asgore, prenderò le anime, attraverserò la barriera e ti darò un colpo e ti colpirò veramente forte. Questa è quella che servono gli amici, giusto? No, let's get the hell out of this flame. Ok, adesso usciamo da questa andata a casa in fiamme. Well, that was fun, eh? Well, have to hang out again. Anytime, somewhere else, I guess. In the meantime, I guess I'll go hang with Papyrus. So, if you need me, drop by Snowdin, okay? Oh, and if you ever need help, just give Papyrus a ring, okay? Since we're in the same spot, I'll be able to talk to you. Well, si lei praticamente ha detto che qualsiasi lei adesso è andata a Papyrus e che la casa è in fiamme. E qualsiasi cosa basta fare uno squillo a Papyrus per avere consiglio o altro. Beh, ci vediamo. Guardate la casa che è in lacrime, ragazzi. Bene, allora, direi che gli appuntamenti per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi. La cosa che vi vorrei mettere è un link in descrizione, perché praticamente cosa è successo? In questo momento Undyne si trova da Papyrus. Da questo punto fino praticamente al fight con Asgore, qualsiasi oggetto incontreremo noi potremo, prima di interagirci e quindi prenderlo, chiamare Papyrus e lui e Undyne ci daranno delle informazioni anche comunque come o che sia su quell'oggetto. Vi metto il link perché fare questo video sarebbe davvero, cioè sarebbe una cosa davvero lunga e come avete visto i video della True Pacifist stanno uscendo comunque molto lentamente per, scusate, i problemi personali dovuti a tanti lavori anche dal periodo estivo, come avete visto dalla registrazione precedente di Papyrus a questo, ho cambiato cuffia, ho tagliato la barba, comunque sono successe un po' di cose. Io vi ringrazio di tutto, mi raccomando, un pollicione in su se vi è piaciuto il video. Un like alla pagina Facebook di Real Players per rimanere aggiornati sui nostri stream di Game Legends, di informazione videoludica e AFK Store che quando siamo da loro ci fornisce tutto il miglior materiale possibile per streaming e compagnia danzante. Un saluto dal vostro Marva e bella!